Buonasera, ci scusiamo delle inevitabili, anzi speriamo sempre di evitarle, difficoltà iniziali. Vi auguro un ben trovato e un ben tornati per questo nuovo incontro del ciclo di conferenze tra labirinti e biblioteche, i grandi libri della tradizione cristiana, promosso dal Centro Fede e Cultura Alberto Hurtado della Pontificia Università Gregoriana. Riprendiamo le conferenze dopo la pausa accademica fra i quadrimestri e lo facciamo con un libretto che non può mancare tra i grandi classici della tradizione cristiana. Si tratta dell'Elogio della follia di Erasmo da Rotterdam. Il titolo è Morias encomium id est stultici e laus Erasmi Rotterdami declamatio, un libretto scritto di getto nei primi anni del 1500. In poco tempo, ricco di rimandi umoristici e di toni sarcastici, oltre che di intuizioni e riflessioni la cui profondità attraversa i secoli. Un libretto scritto per scuotere le coscienze personali e le strutture istituzionali, considerato uno dei frutti emblematici di quell'umanesimo cristiano che amava così tanto la Chiesa da desiderare con passione che la Chiesa diventasse migliore di quanto mostrasse. Ma non voglio anticipare nulla di ciò che andrà a raccontarci il professor Del Bove, il quale ama particolarmente questo piccolo testo, chissà quali saranno le analogie. Vado a presentare rapidamente il padre Del Bove, gesuita, si è formato tra Roma, New York, Chicago, Tokyo e Santiago del Cile. Dopo un'esperienza di insegnamento presso la Loyola University di Chicago e la Fordham University di New York, dove ha conseguito un dottorato in supervisione amministrativa delle istituzioni educative, dal 2019 padre Del Bove è docente presso la Facoltà di Scienze Sociali della nostra università. Dirige il diploma in Leadership e Management ed è membro del comitato scientifico del nostro centro Hurtado. In più è anche cappellano dell'università. Gli studi e le passioni su Erasmo, come dicevo, si radicano nei suoi primi anni di studi alla Sapienza nella cerca del professor Tullio Gregori. Passo e cedo la parola al padre Stefano. Grazie Sandro, buonasera a tutti. In questi giorni mi chiedevo quale fosse la maniera migliore per porgere con amicizia, perché al centro dell'elogio c'è l'amicizia, segnatamente quella fra Erasmo da Rotterdam e Tommaso Moro, come porgere a tutti voi questo prezioso libretto erasmiano. Lo farò con un esordio, poi dicendo alcune parole sul contesto in cui Erasmo scrive e riscrive quest'opera e vedremo perché. Poi vorrei farvi fare una breve esperienza di questo tempo, no? Di questo libro, non solo nella sua triplice struttura, ma nei suoi punti più caustici, in quelli che Erasmo a un certo punto decise di rendere ironici in una maniera eccezionale, come vedremo. Poi vorrei riflettere con voi su alcune venature erasmiane dell'elogio e un congedo, che ovviamente parliamo dell'elogio della follia, non poteva non riservare alcune sorprese. Ma veniamo all'esordio. Leggere l'elogio in un tempo di pandemia ci mette subito dinanzi ad un paradosso, perché la follia, quando prende parola, ha un'esperienza diversa da quella che sto vivendo, perché la follia vede subito i volti delle persone che l'ascoltano e vede su questi volti accennarsi un sorriso, un'intesa, una comprensione. È quello che l'educazione a distanza, il medio digitale, un po' ci sta togliendo, ma c'è un grande senso di nostalgia e desideravo proprio sulla presa di parola della follia citare uno degli esegeti più commoventi e più acuti dell'opera intera di Erasmo da Rotterdam, Huizinga, che commenta: «Si vedono i visi degli ascoltatori improvvisamente rischiararsi di gioia quando la pazzia appare.
si odono applausi con cui interrompono il suo dire. C'è tanta ricchezza di fantasia, unita a tanta sobrietà di linea e di colore, tanta riservatezza, che sorge un quadro dotato di quella perfetta armonia che costituisce la caratteristica essenziale del Rinascimento. Quindi questo è un invito a perdonare le cose che vi dirò e ad abbracciare con forza la lettura dell'elogio erasmiano. Ma credo che questa lettura sia quella più appropriata, forse addirittura necessaria in questo tempo, perché più folli siamo nella pandemia, più la pandemia non passerà invano. Vedremo cosa significa essere folli secondo la progressione che Erasmo consegna a questo libro. Infatti Erasmo disegna tre momenti. Il primo è molto divertente, la follia si presenta come vestita, il suo sguardo, i suoi seguaci, le sue credenziali. È un calendascopio di una presentazione quasi biografica di questo personaggio. In controluce vediamo alcune cose dell'ironia con cui Erasmo ha attraversato la sua carriera di grande umanista. Poi una seconda parte. La follia ci porta in un viaggio spettacolare attraverso tutto il mondo. Tutte le regioni, tutte le categorie di uomini e di donne sono segnate dalla follia. È una follia ironica, è una follia sagace, che però nel terzo momento subisce una profondissima metamorfosi. È la terza parte dell'elogio, quella a cui noi come lettori siamo affezionati perché ci introduce nella metamorfosi seria e giocosa della follia come concetto generale, nella follia cristiana, nella follia paolina, nella follia di Cristo, nella follia della croce. Quindi siamo dinanzi a uno scenario che ci interroga tutti con profondità. Attenzione, il folle è l'unico che può trasgredire adeguatamente le regole, perché conosce a fondo il mondo. E la follia, come vi dicevo, in questo attento viaggio, in questa descrizione, in questa fenomenologia di tutte le categorie sociali, dalle più alte, si parte dal pontefice, dai cardinali, dai principi, fino alla gente comune. E vedremo con un attacco sferrato a quelli che sono gli interlocutori, anche un po' i nemici di una vita di Erasmo, cioè i finti teologi, cioè quelli che hanno un'erudizione di facciata, che schiaccia le persone invece che liberarle, i monaci che invece di essere a servizio della gente sono a servizio dei loro vizi. Ovviamente l'istanza di riforma della Chiesa e della società è uno dei temi importanti della follia e del suo elogio. L'elogio ha un genere letterario preciso, è un apologo paradossale e Erasmo lo dice subito, e lo dice con un linguaggio che è molto colto, perché attinge all'infinita ricchezza di citazioni, di rimandi, di associazioni, che Erasmo, per la sua opera di una vita di edizione critica delle fonti classiche e patristiche, ha a disposizione. Ebbene, questo apologo paradossale è vissuto da Erasmo e lo inserisce in una linea luminosa del Rinascimento. Eleva la sua riflessione sopra le strettoie polemiche dell'epoca. Erasmo cerca sempre un punto di vista evangelico superiore che rifugge i conflitti, le polemiche, la violenza e si inserisce in una serie di pensatori come il suo amico Tommaso Moro, ma nelle epoche successive come Rabelais, come Montaigne, che ci hanno offerto uno sguardo colto, profondo, chiaroveggente sull'esistenza.
ma l'elogio non è solo espressione della parte luminosa del Rinascimento. È anche figlio dell'aspetto oscuro di questa epoca, perché il Rinascimento, attraverso le acquisizioni tecniche e i progressi, è ad esempio quello che all'interno della nozione di guerra inserisce in maniera sistematica e preponderante la nozione di strage. È uno dei temi che riguarderanno il pensiero, occuperanno il pensiero di Erasmo tutta la vita, è proprio quello della guerra e della pace. È un tema erasmiano per eccellenza e La follia dedicherà alcuni passaggi proprio a questo tema, ma scorrendo l'opera di Erasmo troviamo infinite opere dedicate proprio al tema della distruzione della guerra e della bellezza della pace. Erasmo va via infatti dall'Italia nel 1509 e nel viaggio in cui lui lascia l'Italia tradizionalmente scrive l'elogio, ma va via dall'Italia con sentimenti contraddittori nel suo cuore. Da una parte è la patria della classicità, dalla parte è il luogo dove ritrova ispirazione che desiderava da tempo visitare. Dall'altra vede gli orrori della guerra guidati dal pontefice. Scriverà poi una famosa opera per tanti anni pubblicata anonima, Iulius Exclusus Ecelis. C'è una bellissima stampa che fa vedere Giulio II che arriva alle porte del paradiso e San Pietro lo guarda dietro la grata e dice: ma chi sei? Sei vestito come Cesare. E qui dietro c'è il ricordo dei trionfi bolognesi di Giulio II a cui Erasmo stesso aveva assistito. Poi guarda un po' meglio e dice: ma vedo anche i segni della sifilide, sei sicuro che sei proprio il Papa? Immaginate una critica così mordace e pubblica. E questo Giulio II è un personaggio, perché dice a San Pietro: stai attento, perché ho scatenato tali guerre che fra poco arrivano folle di morti. E lo sai cosa facciamo? Invadiamo il paradiso. Ma è ovviamente un'opera, questa dello Iulius Exclusus, eccezionale, per lungo tempo non disponibile in traduzione, ma oggi lo è, al pubblico italiano. Erasmo vede gli orrori della guerra, vede la corruzione della Chiesa, e si sente motivato in quest'opera di riforma evangelica della cristianità. E quindi parte alla volta dell'Inghilterra, alla volta della casa di Tommaso Moro. Ma su questo punto torniamo poi nel spiegare la genesi di quest'opera. Essendo questa presentazione all'interno di un ciclo di conferenze ben specifico, che ha al centro il tema della biblioteca, del labirinto della conoscenza, mi è sembrato carino, anche come piccolo intermezzo, farvi vedere alcune immagini. Ho messo le immagini più celebri dei volti e dei ritratti di Erasmo. Ovviamente una famosissima riproduzione della Follia, così come c'è in una delle edizioni corredate delle immagini di Holbein. Andiamo avanti, vediamo le immagini. Eccola la Follia, eccola qui, andiamo avanti. È solo un altro quadro molto importante di Erasmo. Come vedete, sempre concentrato, sempre raccolto, sempre con lo sguardo nelle profondità della storia e della cultura. I quadri che lo raffigurano lo vedono sempre avanti negli anni. Siamo nei tempi in cui Erasmo ha risolto molti problemi, anche materiali, della sua vita. E si fa raffigurare. Ed ecco qui la prima, credo, edizione della traduzione a cura di Eugenio Garen, uno dei grandi filosofi italiani, esegeta sommo di varie pagine del Rinascimento, incluso l'elogio della follia. Andiamo avanti, ecco un altro quadro di Erasmo, e qui una delle traduzioni più antiche, che mi piace perché è una biblioteca rara, e quindi la citazione dei disegni di Holbein che avete visto. Andiamo avanti. Ecco, qui l'elogio della follia con un'introduzione molto importante.
l'introduzione di Roland Bainton, uno dei grandi biografi di Erasmo. Insieme a lui c'è Huizinga, abbiamo Chaumara, abbiamo Margolena e tutto quanto un gruppo di persone che hanno dedicato alla vita di Erasmo delle ricerche colte, accorte, che sono lì a testimoniare la grandezza di questo umanista. Andiamo avanti. Ecco, questa è la famosissima immagine del Dürer. Andiamo avanti. E qui di nuovo una delle edizioni più classiche, più lette in Italia. Questo è il quadro custodito alla Galleria Barberini, che ritrae Erasmo nell'atto proprio del lavoro intellettuale. E questo appunto l'edizione col commento di Carlo Carena, che insieme ad altri italiani, alla Zaiden Menchi, a Ossola, è stato uno degli attenti traduttori e commentatori di questo umanista. Ecco qui una delle più recenti ristampe. Ovviamente la copertina denuncia, e questa è una chicca, perché alcuni di voi dimenticheranno che a un certo punto Berlusconi, in una delle campagne elettorali, si mise a regalare a tutti l'elogio della follia. L'avevo dimenticato e mi sembrava carino segnalare anche questo episodio. Questa è una delle edizioni che trovate adesso in libreria per i tipi della Feltrinelli. Notate la scelta delle copertine. Qui abbiamo un'opera di Bacon che è interessante nella sua associazione alla follia. Io personalmente non condivido alcune di queste scelte editoriali, ma non è questo il tema della serata. E qui ecco una follia che sorride nei classici del pensiero. Mi sembrava giusto offrirvi una vetrina, una piccola vetrina dell'opera che in fondo si trova in libreria. Solo recentemente abbiamo nella sezione erasmiana delle imprese di traduzione relative ai colloqui, relative agli adagia e relative ad altri scritti. L'Italia in questo per tempo è stata nelle tradizioni erasmiane abbastanza povera. Lo faceva da bestseller l'elogio della follia. Ma veniamo al contesto. Questo viaggio inizia con i sentimenti a cui vi accennavo nel 1509. Erasmo passa 2 mesi a cavallo per arrivare in Inghilterra. E è interessante leggere quelle testimonianze indirette di questi viaggi. C'è uno dei bellissimi colloquia, Diversoria si chiama, in cui lui fa tutta una serie di considerazioni sui luoghi su cui si fermava in questi lunghi viaggi. Arriva a casa di Moro e la tradizione vuole che in questo contesto di amicizia, e l'elogio della follia sarà un dono d'amicizia perché è dedicato a Tommaso Moro, che a sua volta gli dedicherà Utopia. Ebbene, nella casa di Moro, anch'essa oggetto di un altro dei colloqui erasmiani sull'educazione delle donne, perché Tommaso Moro sposò una donna molto giovane e partecipò con grande amore alla sua istruzione, ed Erasmo consacra questo quadretto di intimità familiare in uno dei suoi appunto dialoghi didattici. In casa di Moro, in una settimana, termina questo elogio. Siamo nell'autunno del 1511, ma badate bene, uno dei manoscritti, cioè il manoscritto, viene copiato e viene sottratto e portato da un amico di Erasmo a Parigi, dove arriva una copia mutila e piena di errori. E questo manoscritto, non autorizzato, è pubblicato a Parigi, ma è pubblicato con un successo straordinario per l'epoca. Tanto che Erasmo se ne rende conto e l'anno successivo emenda il manoscritto, e quindi nel 1512 abbiamo la prima copia rivista dall'autore. Beh, ce ne saranno 36 entro la morte, nel 1536, l'anno di morte di Erasmo. Migliaia di libri, venderli all'epoca non era certo un'impresa facile. Erasmo è estremamente scrupoloso nel rivedere continuamente questo testo. Si potrebbe addirittura fare uno studio delle variazioni del testo dell'elogio della follia, che sono rilevantissime, perché queste variazioni rendono ancora più forte,
ancora più pieno di passione ed energia, l'attacco, a cui fra poco mi riferirò, di varie categorie, segnatamente l'attacco ai teologi, l'attacco ai monaci, e poi Erasmo si dedica con attenzione alla parte finale, i capitoletti dal 63 al 65, chiamati anche la prova scritturistica, in cui Erasmo favorisce questa metamorfosi o transizione da un concetto generale di follia a un concetto più marcatamente cristiano. Erasmo nel tempo decide di acuire la dimensione religiosa dell'elogio. Ovviamente, come ascolterete fra breve, questi attacchi non potevano passare inosservati. Erasmo si vede costretto a mettersi sulla difensiva. E dal 1515 inizia a fornire delle note, anzi alcune sono di suo pugno, al commentario dell'amico Listrio che viene incluso all'elogio e che è riportato con abbastanza cura in quest'altra delle edizioni, un'edizione delle Paoline, che ha tutta una corredazione, una correlazione dall'epistolario a una bellissima introduzione critica e le note di Listrio. Listrio sostanzialmente dice: sì, va bene, Erasmo qui ha un po' esagerato, non tutti i teologi sono così. Sì, qui dice delle cose sui papi, ma il papa è sempre il papa. Cioè, il commento di Listrio cerca in qualche modo di evitare ad Erasmo dei danni. E così anche l'epistola dedicatoria, che è falsamente datata, perché Erasmo, l'epistola dedicatoria a Tommaso Moro appare nel 1522 e Erasmo ovviamente la retrodata al 1508. Sappiamo che questa datazione è impossibile perché nel 1508 Erasmo era in Italia, lo dicevo poc'anzi. Bene, ascoltiamo le parole della follia. La tripartizione l'ho ricordata, quindi per quelli che vogliono ascoltare chi è la follia, come si presenta, quali sono, qual è i suoi seguaci, è bellissimo, no? Tutti i seguaci, le sue credenziali accademiche. Ecco, legga la prima parte. E adesso noi però, chi vuole invece dedicarsi alla parte della follia cristiana e cristica, si concentri sulla terza, noi prendiamo due o tre pezzettini dalla seconda, da questo formidabile giro del mondo in cui Erasmo, e attraverso la voce della follia, si fa giuste beffe con un intento profondamente riformatore, come vi dicevo, di teologi, monaci religiosi, e all'interno della critica ai religiosi c'è un attacco alla modalità della confessione. Ricordo che Erasmo lancia l'attacco critico ironico, poi però dedica al modo di confessarsi una delle opere più belle, attacca la predicazione, non solo nell'elogio, ma poi dedica tantissimi anni della sua vita all'Ecclesiaste, al trattato sulla predicazione cristiana. Si fa beffe delle lezioni dei teologi, ma poi dedica con uno sforzo attento di rivisitazione dei paradigmi teologici, scrive la Ratio Seu Methodus Perveniendi ad Veram Theologiam o Theologiam. Quindi è una strategia molto interessante. L'elogio va preso per quello che è, un libretto in cui Erasmo lancia con garbo, acume, ironia, un messaggio che non può essere rappresentativo di tutta l'estesa costruzione dell'opera, dell'opera erasmiana. Vediamo ora al testo. Pensate che a un certo punto si dedica, ovviamente vi dicevo, parlerà anche dei giuriconsulti, parlerà dei retori, parla tutti, non si salva nessuno, degli uomini e donne di commercio, non si salva nessuno. Ma quanto ai teologi, poi, sarebbe meglio non parlarne affatto e non muovere questa camarina. La camarina era una palude siciliana orrenda, quindi parlare dei teologi è impaludarsi. E non toccare quest'erba puzzolente, onde evitare che genia di uomini straordinariamente superba e irritabile quali sono, mi assalgano in massa,
con centinaia delle loro conclusioni e mi costringono a ritrattare, accusandomi immediatamente di eresia, qualora mi rifiutassi. È con questo fulmine, infatti, che sono soliti atterrire immediatamente chi non goda del loro favore. Ovviamente Erasmo qui parla anche della sua vita e di tutte quante le opere che ha dovuto scrivere per difendersi dalle critiche dei teologi. Ovviamente questi teologi sono per Erasmo una potenza a loro modo, tanto che a un certo punto consiglia ai sovrani e al Papa di mandarli alla crociata, perché dice: se invece di mandarci soldati, mandate questa peste di scuotisti così aggressiva e violenta, la crociata la vinciamo subito. Immaginate poi la scena in cui li descrive e fa vedere questi teologi che iniziano i loro discorsi, sono gradualmente ammirati della loro parola e terminano, ovviamente nell'assenza di reazioni, facendosi l'applauso. È un capolavoro assoluto. Ma veniamo a qualche pagina più in là, siamo sempre, vi dicevo, in questa seconda parte, in cui, come vi dicevo, cito il testo, addirittura si battono le mani da sole, che, occupati giorno e notte in queste piacevolissime cantilene, non resta loro nemmeno un po' di tempo libero per poter scorrere almeno una volta il Vangelo e le lettere di San Paolo. Capite il meccanismo molto serio di Erasmo, che indica nel ritorno ai testi e indica nell'approccio critico al testo, critico-filologico al testo, la generazione di un paradigma di lettura del mondo. È l'opera di una vita. Ovviamente in questo Erasmo segue il suo autore preferito, amato fin dalla giovinezza, che è San Girolamo. E così faccio anche appello alla memoria per ricordare che quando appunto ero molto giovane, con il professor Gregori e il professor Mugnai e quel gruppo di professori e studenti alla Sapienza, ci occupavamo di questo. E quindi Girolamo, Agostino e i tantissimi padri della Chiesa e poi gli autori classici, come vi dicevo. Andando avanti, parla dei religiosi, e qui proprio per lui è una festa. Alla felicità di costoro si avvicinano quelli che comunemente chiamano se stessi religiosi e monaci. Già l'incipit è formidabile, con una denominazione in entrambi i casi assolutamente falsa, dal momento che la maggior parte di essi è lontanissima dalla religione e che nessuno più di loro è sempre in mezzo ai piedi, dappertutto. E allora ci sono le analisi di come questi fratacchioni con storie millantate, le tradizioni devozionali più pecorecce, raggirano e affaticano il popolo di Dio. La più bella delle critiche è la maniera con cui recitano i salmi. Perché dice così: conoscono tutti i numeri dei salmi, però attenzione, nelle chiese, con la loro voce d'asino, ragliano i salmi di cui conoscono il numero progressivo, ma di cui non comprendono il significato. Dietro le righe di questo c'è un'impresa rinascimentale grande che ha fra i suoi protagonisti Lefebvre d'Étaples, che nella pubblicazione del Santerio Quincuplex fa questa opera. Scusate, alcune citazioni le faccio a memoria, quindi mi perdoneranno quelli che fra voi possono notare qualche piccola defaianza della memoria. Comunque, sono ricordi di 30 anni fa, custoditi con attenzione, ma qualche errore ci può stare. Ma in questa impresa di riedizione filologica del Salterio si offriva alla vita monastica e religiosa una riconduzione all'autenticità del dettato biblico. Ecco, immaginate, ho fatto solo qualche esempio del testo, ma ce n'è davvero per tutti. Vediamo ora però, ovviamente,
ancora al capitolo 60, come ho citato prima, c'è un passaggio molto inquietante sui vescovi e la guerra, su coloro che degli apostoli non hanno nulla e che spendono tutte le loro risorse, tutto il loro tempo nella violenza della guerra. Poi Erasmo fa un'operazione, chiede alla follia di citare Erasmo stesso. E nel capitolo 61 c'è un riferimento proprio agli adagia. Sugli adagia ritorniamo a brevissimo, perché negli adagia e nei sileni di Alcibiade troviamo una chiave ermeneutica dell'opera erasmiana nel suo complesso, ma anche una chiave di lettura della figura della follia stessa. Ovviamente l'epilogo è meraviglioso. E l'epilogo va sicuramente citato. L'epilogo è un po' complicato, ha una prima parte che necessiterebbe di un'esegesi un po' troppo lunga. Mi fermo sulla seconda, la parte B. Vedo che aspettate una congrua conclusione, ma siete proprio dei folli a pensare che io, dopo essermi profusa in un simile sproloquio, mi ricordi ancora di ciò che ho detto. Dice un antico proverbio: odio il convitato che ha buona memoria. Eccone uno più recente: odio l'ascoltatore che ha buona memoria. Dunque, addio, applaudite, vivete, bevete, illustrissimi iniziati della follia. Che meraviglia! Quale finitudine dell'autore umanistico, sia nei termini della reputazione della sua persona, sia nei termini di valutazione dell'opera che gli era costata davvero un lavoro che, come abbiamo visto, è tutt'altro che semplice e banale. Erasmo è un maestro anche di questo, perché Erasmo è il pedagogista d'Europa. E vorrei, in questo momento di riflessione che precede il congedo, segnalare alcune venature di questo libretto dalle quali emerge la grandezza di questo umanista. Erasmo, l'abbiamo visto, e lo dice lui stesso, lo fa dire alla follia, è lo straordinario compilatore delle adagia. Gli adagia sono il repertorio di detti, figure, simboli, associazioni che vengono dal mondo classico e che lui restituisce a una forma che allo stesso tempo è archeologica ma anche teleologica, perché ciò che è restituito dal passato non cessa in questa operazione di ispirare il presente e di aiutare a vedere il futuro. Ce n'è uno famoso che è adeguato sulla scansione temporale, anche, spero, di questa mia breve, di mio breve intervento, che si chiama Festina Lente. Affrettati rallentando. Ma il più importante è i sileni di Alcibiade. È una figura classica celebre che Erasmo recupera e che elabora. I sileni di Alcibiade funzionano un po' come l'elogio, funzionano un po' come Erasmo, funzionano un po' come tutta l'opera erasmiana, perché sono fuori difficili da vedere, anche brutti magari, duri, ma nascondono, come queste statue dei sileni, all'interno la statua della divinità. La durezza del lavoro filologico, la fatica dell'impresa culturale, l'estensione della riforma della Chiesa, la chiaroveggenza di intuire quale opera in questo momento può generare una dinamica culturale, sono questa durezza che nasconde la divinità. Però i sileni di Alcibiade, nella chiave della follia, funzionano anche il contrario. I sileni di Alcibiade ci propongono non solo un brutto apparente che contiene una bellezza divina, ma anche viceversa, una falsa bellezza che contiene il vuoto. E con questo si può appunto leggere tante delle critiche alle varie categorie del tempo. Per molti Erasmo rimane lo straordinario compilatore degli adagia.
Erasmo è soprattutto il filologo ed esegeta, l'abbiamo detto più volte, l'edizione del Novum Instrumentum, tutte le opere patristiche classiche, le parafrasi alla Sacra Scrittura, i commenti di San Paolo, ce n'è per tutti. Attenzione, tornerò su questa, in sede di conclusione, su questa grandissima produzione erasmiana che è stata rimossa spesso dalla coscienza culturale collettiva e per delle ragioni molto, storicamente molto precise. Erasmo è poi l'autore di una riforma evangelica della Chiesa in tutto il suo tentativo di prendere le distanze dalla polemica con Lutero, nella quale sarà brutalmente gettato, non solo nella disputa sul De libero e servo arbitrio, ma anche in quell'opera così sagace e forte che è Libera Spistes, che causerà le ire del riformatore. E qui ci tengo con un'ultima venatura: Erasmo è il pedagogista d'Europa. L'elogio è un libretto, l'elogio non è un enchiridion. L'Enchiridion, il manualetto del soldato cristiano, è una delle opere più deliziose di Erasmo, l'istituzione del principe cristiano, e poi le infinite opere di elevazione, perché Erasmo, per guadagnarsi da vivere, all'inizio faceva anche il precettore, tutte le opere non solo per insegnare la corretta grammatica, la composizione, poi scrive idee, è bellissimo, perché a un certo punto Erasmo approfondisce la conoscenza della lingua latina e ne offre un modello ricchissimo, laddove spesso si cercava di idolatrare solo alcune autorità. Quindi nel Ciceroniano, nello stile migliore, ci offre anche questo, lo offre per i suoi studenti. E guardando la vita degli studenti è attento alle loro maniere di vivere, alla maniera con cui crescono, alla maniera con cui strutturano le loro attitudini religiose, alla maniera con cui guardano il mondo. Erasmo è il pedagogista d'Europa. Ed ora mi congedo. Erasmo è un fiume carsico. È un'immagine che coltivo da tempo, perché Erasmo corre sotto la terra della cultura occidentale come fiumi carsici, che in alcuni momenti della storia, in alcuni avvenimenti, in alcuni episodi, affiora. E quindi in quel momento si vedono queste acque che per tanto tempo hanno corso silenziose. Erasmo è citato da tutti, ma percorrerlo nelle sue profondità è un'impresa quasi impossibile. Lo hanno fatto i grandi intellettuali, ma per il lettore comune è un'impresa quasi inarrivabile. Erasmo va recuperato, e questo è un compito anche della di una storiografia più completa, più onesta, direi, perché nelle varie edizioni, sia nell'edizione della sua opera Omnia e in tante cose, non nell'edizione inglese di Toronto, un'impresa meravigliosa, e qui devo citare, se non l'ho fatto prima, gli scritti sull'esegesi di Erasmo di Erika Rammel, e non a caso l'edizione di Toronto ha iniziato una selezione di pubblicazioni patristiche di Erasmo. Ebbene, Erasmo va recuperato al di là di quella riduzione semilibertina con la quale c'è stato Porto. Se n'era fatto una sorta di fustigatore dei costumi della Chiesa, quando invece Erasmo è rimasto sempre fedele al suo sacerdozio, al culto. Ha scritto delle opere di devozione bellissima sull'angoscia di Cristo nell'Orto degli Olivi, ha commentato le liturgie, le litanie lauretane, ha tradotto la liturgia di San Giovanni Crisostomo in latino e ha scritto delle preghiere bellissime. Ha deposto l'abito agostiniano per delle ragioni molto precise, non ultima che a Pisa, avendolo preso, perché l'abito era un po' strano, per il medico degli appestati, lui non parlava che un buon latino, e che immagino l'olandese, gli sono corsi dietro. E l'ultimo, Erasmo e il notturno d'Europa. Concludo facendo una piccola operazione. Come in un recente libretto Calasso scrive, come riordinare una biblioteca, c'è una regola del buon vicinato. Allora volevo congedarmi
da tutti voi, mettendo a fianco dell'Elogio della follia due testi. Questa meditazione di Carlo Ossola, Erasmo nel notturno d'Europa, bellissima, spiega come una interiorizzazione della figura di Erasmo è una sorta, uso il termine che oggi va per la maggioranza, è un anticorpo per l'autoritarismo, per i totalitarismi, per i populismi, per tutto ciò che snatura la realtà del popolo di Dio, avrebbe detto Erasmo e noi con lui. E poi un volumetto di Maurizio Ghelardi, Follia e salvezza, che ovviamente introduce la follia erasmiana in quella che è l'immagine del suo tempo, a partire dalla nave dei folli di Bosch. E poi questo è un bel calendoscopio in cui il nesso, che come vi ho detto troviamo nella terza parte dell'elogio fra follia e salvezza cristiana, è ben messo a fuoco. Mi piace quindi mettere questi due buoni vicini e mi piace pensare che a questo punto Erasmo e la follia accennino essi stessi un sorriso sul loro volto e si congedassero da tutti noi. Ah sì, ho ancora un po' di tempo. No, va bene. Ecco, non so, vediamo qualche domanda eventualmente? Beh, se ci sono delle domande, sia sulla chat, se le scrivono, se sono sulla chat, eccetera, beh, sì, vado allora, procedo un po' su una questione importante legata a un elemento di Erasmo. Erasmo non ha mai voluto fare carriera. Anzi, nell'elogio stigmatizza proprio questo... Lo dico con parole non sue, le dico con parole che io amo molto di un grande storico. Aspetta, qui c'è un suggerimento. Sì, ah, poi vengo anche su. Ah, bravo! Ah, i suggerimenti di Padre Varrone sono eccezionali. Non ha mai voluto fare carriera, anche quando la carriera l'avrebbe salvato da un'estrema indigenza. E vengo alla via Ignazia, alla via erasmiana di agire in questo senso. Non ha mai fatto carriera. A un certo punto era stato proposto addirittura per il cardinalato, ma ha capito che il suo servizio era altrove e ha creduto nella misura in cui gestire il potere. Perché c'è un saggio che io cito sempre, e se c'è qualche studente collegato scuserà la ripetizione. È un saggio proprio su Tommaso Moro e Machiavelli, scritto da Gerhard Ritter, si intitola Il volto demoniaco del potere. Un saggio che uscì come critica al nazismo, dovette uscire sotto mentite spoglie, in cui Gerhard Ritter spiega qualcosa che Erasmo avrebbe approvato, sicuramente. Perché Ritter dice che coloro che gestiscono il potere è costitutivo della società civile, non va rifiutato per partita presa. Ma chi ha potere stia ben attento a non eccedere la misura, perché perdere la misura, ed Erasmo è stato sempre misurato in tantissime espressioni della sua vita, chi perde la misura del potere, da colui che crede di comandare, si trasforma in indemoniato e quindi è posseduto e non più capace di governare. Immaginate questa critica applicata, come anche fa Erasmo, al mondo. Ma veniamo a un tema importante. Erasmo si occupa di un lavoro culturale che ha bisogno di un investimento lungo tutta la sua vita. È bellissimo, c'è un bellissimo articolo sulla sua biblioteca, perché Erasmo, spostandosi in tante città d'Europa, si portava dietro la biblioteca e non è che era una valigetta. E c'è questa storia bellissima. Poi credo, vado a memoria, fu un principe polacco suo alunno che la comprò alla sua morte.
questa biblioteca ha viaggiato per tutta l'Europa, ma Erasmo ha sempre ricercato e trovato dei mecenati che con attenzione hanno sostenuto il suo impegno culturale. Non solo quelli a cui lui insegnava, ma anche principi del secolo, principi della Chiesa, che illuminati dalla serietà del suo lavoro, in fasi alterne, non tutti sono stati molto generosi, gli hanno permesso di esercitare il lavoro culturale, che come noi ricordiamo sempre, un lavoro culturale ha bisogno di essere ben fondato. Non si fa ricerca senza investimenti di persone, di risorse, di progettualità che hanno bisogno di... Erasmo aveva all'inizio della sua vita bisogno, ad esempio, anche di uscire da un collegio che era un collegio in cui stava perdendo la salute. Aveva bisogno di una scuola dove poter insegnare, eccetera, eccetera. Quindi Erasmo, nelle sue lettere dedicatorie, e si può fare una tesi di laurea, credo sia stata già fatta, mettendo insieme davanti ad ogni sua grande opera, c'è un'epistola dedicatoria che era intesa ad onorare il committente, ma anche a renderlo partecipe dell'impresa in termini di sostegno e di mecenatismo. Quello che purtroppo oggi non sempre vediamo, perché è a lungo termine e su temi che non sono alla portata del telegiornale del giorno, rispetto alla religione, rispetto alla cultura, rispetto all'educazione. Allora, ci sono due domande di due nostri spettatori. Ci chiedono, Ugo Laneri ci chiede di tracciare una brevissima biografia di Erasmo, e il signor Fusari, Fabio Fusari, chiede: ma la Chiesa alla fine che dice di Erasmo? Bellissimo. Allora, la prima, tracciare brevemente una biografia di Erasmo è impossibile, ma i rimandi li ho dati. Si può acquistare o trovare una delle grandi biografie. Io suggerirei il Byington, perché sottolinea alcuni elementi della fede di Erasmo in maniera che altri non hanno fatto. Ma anche i testi del Margolin, o c'è un testo di un autore tedesco e bravo, lo Zweig, Steven, lo devo trovare. Magari se chi ha fatto la domanda mi scrive un'email, gli do due o tre indicazioni bibliografiche non ovvie. Se uno scrive in qualsiasi catalogo biografia di Erasmo, cercherò di selezionarle in maniera non ovvia. Vengo alla seconda domanda. È la Chiesa che cosa ha fatto? Erasmo l'ha amato, ma anche l'ha condannato, perché ovviamente di alcune cose ha avuto paura. E i suoi libri hanno avuto fortune alterne. Mi piace tanto anche che cosa i gesuiti hanno fatto con Erasmo. Beh, sicuramente ne hanno intuito subito il valore delle opere educative. Certo, un elogio della follia non è proprio nelle corde di Sant'Ignazio. Direi però che sono sicuro che al Collegio Romano le opere di Erasmo ce n'erano, e ce n'erano tante. Vi confesso che una delle edizioni del Novum Instrumentum, di quelle originali, proprio del 1516, è adesso tenuta, 30 anni fa era tenuta male, magari l'hanno rimessa a posto, nella Biblioteca Nazionale di Castro Pretorio, nel fondo Collegio Romano, a testimonianza di tanti testi erasmiani, quelli scritturistici, quelli patristici, quelli devozionali, quelli di... Certo, alcune punte della riforma della Chiesa. Perché la Chiesa poi non l'ha sposato tanto? Perché anche lo voleva portare troppo su un versante apologetico, ed Erasmo non era così. Erasmo cercava sempre un punto di vista superiore, cercava sempre la composizione, no, delle questioni. Finito. Eccoci. Bene, ringrazio ancora tutti per la pazienza dell'ascolto. Noi ringraziamo il padre del Bove anche per il modo in cui ci ha condotto attraverso il pensiero di Erasmo, perché ha cominciato dall'elogio della follia, ma poi ha spaziato, ci ha fatto, come dire, toccare, sfiorare una serie anche
di opere che lo riguardano, non ultimi appunto questi due testi che ci ha offerto perché potessero diventare anche occasione per approfondimenti, per riletture, per riscoperte anche. Lo ringraziamo anche per il modo in cui ci ha condotto, il garbo, la capacità di passare da argomenti ad altri che però ci mostravano la loro connessione. Grazie padre per come ha condotto, per quello che ci ha detto.